Desta ancora molta fantasia la vittoria del Crotone di sabato scorso con il Novara, una vittoria ottenuta allo scadere forse per qualche aspetto immeritata, ma pur sempre una vittoria che permette al Crotone di incamerare 3 punti importantissimi. La grinta e la voglia di vincerla degli uomini di Juric, almeno da questo punto di vista, ci fanno ben sperare, sapendo, come del resto ne è a conoscenza anche lo stesso allenatore rossoblù, che c'è da migliorare specialmente nella fase difensiva, che obbligatoriamente coinvolge anche le prestazioni degli uomini di centrocampo. Va un po' meglio in attacco e l'ingresso di Budimir ha dato maggiore consistenza. Zadovoljstvo sa prvim pogodkom za Crotone, opiši osjećaj. Pa evo, drago mi je baš da je taj prvi gol bio kući, pred našim navijačima koji isto nisu odustali, ko ni mi, ko ni ja, i ono, uvijek je lijepo zabiti pred svojim navijačima, je super. Molto contento perché ho segnato primo gol qua in Crotone con i nostri tifosi e anche loro, detto che loro hanno fatto bene da ultimi minuti, credono il nostro gioco, la nostra partita, e alla fine lui è molto contento che ho segnato e che abbiamo vinto. Credo da età punta c'entra uvijek fal u Crotonu, sad si ti došao i tutta qua pozicija. Pa dobro, mislim, šta reći, došao sam ovdje u zadnji trenutak, rekao bih hvala evo i prvo treneru Juriću, a i stvarno svim ljudima od predsjednika, direktora, svi bitni ljudi u klubu su me stvarno kontaktirali prije nego što sam došao. To je to, evo, oni su procijenili da im trebam, tu sam i dobro je da je super počelo. Ho detto grazie specialmente dall'allenatore, da tutti gli altri che credono in lui, che serve. Ho detto che è molto contento che è arrivato qua. A fine match il primo che ti ha abbracciato è stato Tunkara. Poi questo zagrlio è bio Tunkara, posle gola. Mislim, mi smo suigrači i prije svega isto postaćemo i prijatelji, tako da danas sam zabio ja gol, sutra će on, mislim, podržavamo jedan drugoga, to je bitno i za mene i za njega, on je mlad i tako da ono. Ho detto che lui è un bravo ragazzo, siamo tutti qua insieme, siamo tutti amici, vogliamo fare bene tutti, una volta segno io, una volta segna lui, l'importante è che siamo uniti e così facciamo. Aspettavi di subentrare, quindi andare già in gol, soprattutto alle sue uscite, alla tua prima esperienza in Italia? Io ho detto dobro, imati prvu predstavu na Crotone, na stadionu. Pa, mislim, ovdje sam došao stvarno igrati, pobjeđivati, zabijati golove, koji svaki sportaž gdje god da ide, tako da uvijek idem sa visokim očekivanjima i očekujem, uvijek stavljam ispred sebe izazove. Aspetto ogni partita che segno gol, che faccio bene, così normale, che anche qua. Il tuo Novara ha giocato una buona gara, perlomeno per 75 minuti, poi nel finale il blackout, anche con un po' di fortuna, il Crotone ha ribaltato la partita. Sì, penso che abbiamo fatto una buonissima prestazione. Adesso siamo tutti a sindacare sui quarti d'ora finale, però nel quarto d'ora finale comunque abbiamo avuto anche altri 2 o 3 presupposti per riequilibrare, per passare noi in vantaggio. È stata una partita aperta, è normale quando viene a Crotone e la partita rimane in equilibrio fino al 75esimo, fino all'80esimo, ci sta che la squadra di casa nel proprio campo, sotto la propria curva, ci sta che abbia un sussulto e comunque crei qualcosa. Sono bastati infatti 2 o 3 calci d'angoli di seguito per dare un po' di spirito in più. È normale, dovevamo essere un po' più cinici noi prima, dovevamo essere un po' più attenti forse anche dopo, peccato perché secondo me abbiamo molto da recriminare. Anche all'esordio in casa con il Latina è arrivato un pareggio in extremis proprio della squadra ospite, ecco, forse negli ultimi minuti peccato un po' di concentrazione, oppure cosa sta succedendo? No, vabbè, sono cose che andremo a vedere anche in settimana col video, secondo me sono due partite diverse. Ricordiamoci che l'1-1 qua è stata comunque una punizione deviata che ha preso contro il portiere, il secondo invece una bella azione manovrata dove sicuramente potevamo far meglio noi, anche se comunque i ragazzi del Crotone sono stati molto bravi. Dobbiamo forse non arrivare
visto la mole di gioco che stiamo creando anche in casa con Latina, non dobbiamo arrivare a questo punto della partita in equilibrio, soprattutto perché spendiamo tanto, è normale, per 75 minuti spendiamo tanto, tantissimo per fare un gioco così propositivo, è normale che dobbiamo portare a casa un po' di più. Comunque rimani fiducioso per il proseguo del campionato? Sì, se non vale questo penso che potremo togliersi le soddisfazioni. Grazie. Sabato prossimo, seconda trasferta in quel di Perugia, una gara da affrontare con la stessa voglia di combattere vista con il Novara, che dovrà essere profusa dal primo all'ultimo minuto di gioco.